Rubiavati all'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Università di Messina. È la prima volta che lei viene nella nostra città. Come è andato? Come sono andate queste prime ore a Messina? No, io sono venuto diverse volte a Messina, quindi la conosco, una città che in genere la Sicilia. Devo dire che è un rapporto di grande curiosità, ammirazione, anche perplessità nei riguardi di questa terra, perché mi chiedo come mai una terra così non sia raccontata compiutamente come potrebbe e dovrebbe essere, perché insomma la Sicilia nel mondo oggi è conosciuta solo per la mafia, praticamente non ha, ha poco altro, e quindi è un peccato. Però è evidente che non posso essere io da Bologna o da Roma a raccontare la Sicilia. Assolutamente. Parliamo del suo ultimo film, Il Signor Diavolo. Qual è il significato di questo suo ritorno all'horror, di questa storia, se ha un significato? Beh, il significato è quello che il male esiste, non è inutile che facciamo finta che non esista, il fatto di non parlarne, il fatto di non citarlo, il fatto che nelle prediche i sacerdoti non parlino di diavolo, di inferno, di peccato, non vuol dire che non c'è. Il segreto, Baudelaire diceva, il trucco più migliore del diavolo è stato quello di dire, di convincerci che non esiste. Ma il male c'è, ci sono le persone che fanno il male per il male, io almeno le ho incontrate nella mia vita, le ho conosciute, e ci sono ancora nella mia vita delle persone che fanno il male per il male. Quindi il tema era un po' quello, avendo raccontato molte volte storie molto consolatorie di amicizia, di scampagnate, di jazz band, di bar, di sorrisi, questa volta mi è piaciuto tornare con il cinema gotico che avevo già fatto 5, 6, 7 volte. Un cinema gotico poi ispirato ai racconti che si facevano intorno al fuoco nelle campagne, quindi un racconto horror diverso da quello americano. Beh sì, tipicamente nostro, legato a quella pianura padana nella quale io ho trascorso i primi anni della mia vita. I gesuiti dicevano: datemi un bambino, i primi 5 anni della sua vita sarà nostro per sempre. Io quell'imprinting là l'ho avuto. Infine, un ricordo di due grandi attori con cui lei ha lavorato, Carlo Delle Piane e Paolo Villaggio. Ma Carlo Delle Piane è stato praticamente una scoperta che debbo a mio fratello, perché non lo volevo neanche incontrare. Avevo quello snobismo nei suoi riguardi dell'autore che era finito dai film, dalle commedie importanti neorealiste, passato ai filmetti musicarelli con Carmen Villani, quindi era. Io non lo volevo, poi me lo fece trovare in costume in una sartoria e mi mise a ridere, e da lì nacque un rapporto per cui è diventato uno degli attori fondamentali del mio cinema. Paolo Villaggio è entrato nel mio cinema attraverso Ugo Tognazzi, in realtà, perché lui era una star della televisione, non aveva fatto cinema, era molto amico di Ugo, è probabilmente, non so se il più, ma insomma uno degli uomini più intelligenti sicuramente che ho incontrato nella mia vita. Anche fra i più cattivi, perché tutti i comici sono fondamentalmente molto cattivi. Era capace di dire delle cose tremende, molto divertenti, ma tremende di tutti. Però era molto intelligente, anche molto colto, cosa rara nel mondo degli attori. D'accordo, grazie. Grazie a te.